110 ostacoli, la disciplina nobile dell'atletica leggera, e 110 ostacoli in Italia ha sempre voluto dire famiglia Ottoz. Papà Eddie vinse la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici del 1968 a Città del Messico. Fu l'occasione nella quale fece segnare uno straordinario 13 secondi e 46, un tempo che venne battuto, guarda caso, dal figlio Doran solo 26 anni dopo, nel 1994, e a Berlino, un posto che per la famiglia Ottoz ha voluto davvero dire tanto. Vediamo se stasera riuscirà a ritoccare il suo personale di 13.48, si vedrà con Edor, Baglie, Busemann, Kaiser, Göhler e Balzer, Ottoz secondo dietro Baglie, bene Oran Ottoz, vince Baglie e poi Ottoz, e da questa parte poi conclude Kaiser in terza posizione. 13.34, Ottoz potrebbe aver avvicinato il 13.46, record italiano di papà Eddie. 13.42 ed è primato italiano. Eddie Ottoz arrivò in fretta all'altissimo livello. A soli 20 anni, nel 1964, era già al via di un gioco olimpico. 4 anni dopo vinceva la prima medaglia di bronzo. Sembrava l'inizio di una carriera inarrestabile. E invece fu lui stesso a dire basta, a porre fine a questa parte della sua vita per amore della famiglia. In questa scheda vediamo che cosa ha fatto. Primo di tre rampolli, Oran Ottoz vinse tutto da giovane e in fretta arrivò a vestire i colori della squadra nazionale. Partecipò a Giochi Olimpici, a campionati del mondo, ma non vinse nessuna medaglia. Gli unici allori arrivarono dai Giochi del Mediterraneo. Andiamo a scoprire di più in questa scheda. Li abbiamo messi a confronto a casa loro, comodamente seduti, questa volta niente fatica, niente ostacoli, ma solo la voglia di raccontarsi. Chi lo sa, magari non faceva atletica, non, è stato un fatto un po' casuale quello di fare sport ad alto livello, per cui non è possibile. Non riesco a immaginare, ecco. La situazione è molto diversa oggi. Non ne ho la minima idea. Difficile rispondere perché i tempi sono... Già i miei erano completamente diversi, la realtà sociale anche del... rispetto alla sua. Pensare a quella di oggi che è ancora cambiata in maniera così rapida, non lo so. Penso che comunque di essere stato ancora fortunato di aver vissuto un periodo in cui lo sport e l'attività fisica in valle era molto praticata, eravamo molto più liberi anche di adesso, quindi manca un po' quello che era la libertà, andare a scoprire, avventurarsi anche solo per i prati, per i boschi, è un gran peccato. Insieme a questo si è persa poi l'abitudine a fare attività fisica, che è molto utile per il cervello, non solo per il fisico.
Finale dei 110 ostacoli ai campionati italiani di Torino. Da seguire la quarta corsia con Ottozzo, la terza con Bertocchi. Il primo ostacolo, passano insieme i due candidati al titolo, al primo posto, sono vicini. Bertocchi, Ottozzo, bene si difende anche Frigerio, ma poi nel finale esce Ottozzo, 13.57, ancora primato personale, seconda prestazione italiana di sempre. E nella graduatoria italiana abbiamo Eddie Ottozzo e subito dietro il figlio. Ma come figlio non credo che abbia dei grandi difetti, poi chiederlo a un padre, insomma, nonna. È un ragazzo molto, un uomo, diciamo, ormai, noi pensiamo sempre ai figli come dei ragazzi, molto determinato, molto preciso, intelligente, ordinato. Come atleta aveva delle grandissime doti fisiche, come qualità, più che come quantità, e che ovviamente erano legate, come sempre, quando sono doti fisiche al limite qualitativo, con una certa fragilità, con un rischio di fragilità e di infortunio, e una grande determinazione nel seguire, diciamo così, gli allenamenti, i programmi di allenamento. Loran ha una mente molto più ordinata della mia. Ma io sono il figlio, come faccio? Posso solo dire che mi ritengo molto fortunato a essere stato cresciuto in una famiglia come la mia, perché ho due genitori, una famiglia fantastica. E anche come tecnico, mio padre tuttora credo sia il migliore che ci sia in Italia e viene chiamato anche all'estero, quindi ho avuto una gran fortuna. E quindi niente, cioè, faccio fatica a parlare dei difetti, ne abbiamo tutti, ne ho di più io comunque, quindi alla fine meglio non parlare dei suoi, che ne avrei di più io da dire, dei miei. No, difetto che io non sopporti, no. Ha un approccio molto cartesiano alla realtà, quindi ha un molto focalizzato, preciso, un po' rigido, sia dal punto di vista del ragionamento che dal punto di vista morale. E questo è contemporaneamente un pregio, un grande pregio e un limite, perché in certe situazioni ti impedisce e quella flessibilità che consente di vivere meglio. Se riprendo la domanda di prima, è uguale, perché a volte è un po' pesante comunque essere, dover inseguire comunque dei modelli particolari, molto alti e molto di spessore. Sì, beh, l'atletica è una malattia, quindi è una malattia incurabile, cronica, fa parte delle patologie degenerative, croniche degenerative della nostra famiglia, ma da tempo, fino dalla mamma, Calvesi, il nonno di Loran, insomma la nonna, è una malattia. Sì, questa è una malattia, noi siamo malati di atletica, di sport, ma di atletica in particolare. E sì, siamo impegnati qui a Aosta con la società, con la Sandro Calvesi, gestita in maniera splendida da mia mamma. E poi come a livello dirigenziale, sia io che mio padre abbiamo fatto esperienze importanti a Roma, sia in Consiglio federale, lui in Giunta CONI, quindi abbiamo avuto la possibilità di
di dire la nostra, anche di discutere, di litigare, di cercare di portare avanti dei principi politici, di politica sportiva secondo noi sarebbero dovuti andare nella direzione giusta, cioè per sviluppare non soltanto l'alta prestazione ma una coscienza di un certo tipo negli atleti. Sì, c'è da dire che come un po' tutte le discipline in cui la prestazione deve essere sempre massimale, purtroppo questa piaga della società, non solo dello sport, incide parecchio. C'è da dire che nell'atletica è anche fatto rispetto ad altri sport in maniera molto più seria l'antidoping, perché non dimentichiamoci che si parla di risorse, quindi gli sport più ricchi e gli sport dove girano più soldi, dove c'è un giro economico molto più ampio, sono di solito gli sport in cui gira anche più doping, proprio per leggi di mercato. L'atletica di sicuro non è più ricco, c'è il doping come c'è in tutti gli altri sport, nessuno escluso probabilmente, in alcuni incide meno, in alcuni incide di più, ma credo che un po' tutti siano stati toccati purtroppo da questa cosa, che poi va a vanificare i principi dello sport, cioè andare avanti con le proprie forze, toccare i propri limiti ma all'interno delle regole, che è il principio base dello sport. Ci sono delle regole riconosciute in tutto il mondo, mentre le leggi sono in ogni paese puoi trovarle diverse, i regolamenti sportivi sono uguali in tutto il mondo e uno deve accettarli per poter partecipare. Il doping è una forma di mancato rispetto, quindi andrebbe sanzionato, secondo me, in maniera anche molto più grave, molto più pesante di delle piccole punizioni che vediamo. Si può sicuramente vincere senza doping, dipende dove, in quali gare e in quali tipi di rassegne internazionali, nel senso che quanto più le gare sono di alto livello, ormai da una quindicina, da 20 anni, se non 25 anni, più la gara è di alto livello e maggiore è sicuramente la percentuale di rischio di doping, sia di trovare atleti dopati che di avere atleti dopati che non si trovano, perché poi non è che la lotta antidoping funzioni al 100%. Si può sicuramente vincere senza doping, è molto più difficile, in certe discipline è molto molto più difficile. Secondo me sì, si può, soprattutto nelle discipline in cui c'è una grande componente tecnica oltre che fisica, perché si può compensare quello che i furfanti cercano di recuperare con l'utilizzo di sostanze, di pratiche dopanti. Si può recuperare invece il vantaggio lavorando molto bene su tecnica, cioè andando a ricercare proprio tutto quello per finalizzare al meglio la prestazione, quindi i movimenti, l'economia del gesto, per massimizzare il tutto. Credo si possa ancora fare. È più difficile ovviamente, ma è quello che bisogna, è quello non che si può, che si deve fare. Sì, lo sport professionistico è lo sport nel quale sono entrati i soldi, e dove entrano i soldi entrano tutta una serie di complicazioni tipiche, no? E, ad esempio, parlavamo di doping, il vero doping sono i soldi. Non ci fossero grandi interessi economici in gioco come ci sono al giorno d'oggi, sarebbe anche meno interesse da parte di tutto un certo tipo di mondo di agire sul piano del doping, perché non ci sarebbe il ritorno. Il ritorno economico crea opportunità e problemi, come sempre. La serietà e capire quali sono le priorità. Fare sport ad alto livello è un grande sacrificio, uno però lo fa, lo affronta volentieri, perché i benefici che ne ottiene dopo, in termini anche solo di soddisfazione personale, sono talmente grandi e
creano un entusiasmo veramente incredibile. Credo che per quanto mi riguarda, sono sempre stati ripagati. Il fatto di migliorarsi, di vincere un campionato italiano, di essere convocati per una nazionale, di partecipare alle Olimpiadi, di vincere le Olimpiadi, sono tutte. Poi ovviamente ci sono delle conseguenze anche latere, economiche, di benefici di immagine, di notorietà, ma credo che lo spirito giusto sia quello di fare qualcosa a cui uno tiene molto, che piace e che deve gratificarti tanto. E i sacrifici vengono dimenticati, si sentono molto nel periodo di preparazione e vengono completamente dimenticati nel momento della stagione agonistica. Mi alleno tutti i giorni, leggo, classifico materiali molto numerosi e complicati al computer e mi occupo delle cose di famiglia. Attualmente faccio parte ancora delle Fiamme Gialle del gruppo sportivo della Guardia di Finanza. Opero a Roma nell'ufficio stampa, sono stato per 3 anni in collegamento con la preparazione olimpica del CONI, collaboro comunque con la federazione di atletica, il comitato, col CUSI, col centro universitario sportivo italiano, per cui sono stato tecnico alle recenti Universiadi l'anno scorso in Corea. E ho una serie di attività collaterali in cui collaboro con le università per alcuni corsi. Sono in un gruppo che lavora con il Vaticano per cercare di collegare i valori dello sport e quelli della Chiesa, perché alla fine vanno nella stessa direzione, cioè direzione di delle. Hanno un valore sociale molto, molto grande. Beh, certamente, come se no perché me ne occuperei? Sì. No, certo. Perché è uno degli sport che consente meglio di misurare i propri limiti, no? In assoluto, mentre molti altri sport consentono, sono anche magari più divertenti, però si muovono su limiti più relativi. È pur vero che ognuno vorrebbe essere campione della cosa che fa, per cui cerca di fare le cose che non fanno gli altri, per in atletica non è possibile, cioè non ci si può nascondere dietro alla specialità strana, cioè faccio quella cosa lì che fanno gli altri, ma la faccio con i bastoncini o con le racchette o con... No, tu corri, parti il primo che arriva, ecco, quindi siamo più vicini a misurare i limiti delle persone in atletica, in atletica in pista dovrei dire. E quindi mi piace molto, questo rende le cose difficili e crudeli peraltro. Assolutamente sì, perché comunque è una delle discipline di base che è propedeutica per tutti gli altri sport, quindi fare un po' di atletica, a prescindere che uno poi voglia fermarsi nell'atletica, comunque dà un valore aggiunto poi a tutte le attività che uno vorrà fare, sia sportive, che anche, ma non dimentichiamoci, è un fattore che dimenticano molto spesso, quanto lo sport aiuti comunque a mantenere svegli giovani e anche a far tenere attivo il cervello. Io purtroppo sono cresciuto tanti anni fa in un liceo in cui chi faceva sport doveva essere bacchettato, perché sport significava andare male a scuola e quindi bisognava dimostrare per forza che era così, in realtà è il contrario. E per fortuna non tutti i docenti la vedono così, anzi, sono convinto che tutti stiano capendo un po', vedendo anche come sta andando la società, il valore dello sport che manca un po' nella scuola, ormai ne facciamo troppo poco, anche lì. Beh, non lo so. In Italia mi sembra che il futuro sia di arrivare a gareggiare in 65 milioni di discipline in modo che ognuno possa avere una medaglia d'oro. Il problema poi è che a quel punto le medaglie d'oro non varrebbero più nulla. Però andiamo verso un modello che spero prima o poi venga corretto,
sempre più simile al calcio, gli atleti di ogni disciplina hanno i procuratori vendono le persone, c'è un commercio di persone, di tra virgolette, in senso buono, schiavi, e il denaro comanda su tutto, come dice l'Ecclesiaste, no? fanno conviti, il vino scorre a fiumi, il denaro poi sistema ogni cosa. E questa è la strada verso la quale purtroppo andiamo tutti. Futuro dell'atletica, ovviamente, con la nascita, non voglio dire quotidiana, perché però esagerando, con la nascita continua di nuove discipline sportive, alcune spettacolari, molte meno faticose, quindi purtroppo la gente è un po' pigra. E allora se trova il modo di divertirsi o di fare un po' di attività, anche se diventa pseudo attività sportiva, in discipline nuove, crea comunque un po' di concorrenza, c'è una differenziazione quindi dell'offerta in giro per quanto riguarda il panorama sportivo. Insieme al nuoto e alla ginnastica, all'atletica, sono le tre discipline che uno dovrebbe fare comunque nell'età della crescita per venire su bene. E quindi io confido nel fatto che ci siano in futuro dei progetti di attivazione, di sensibilizzazione nei confronti dell'atletica in quanto crescita dell'individuo, per la prestazione e per la persona. Si può diventare campioni partendo da qualunque posto se si hanno determinate caratteristiche che in parte bisogna guadagnarsi scegliendosi i genitori giusti al momento della nascita. C'è molto di casuale e di genetico, e quindi casuale nei campioni. Gli unici sport tradizionali in Valle d'Aosta veri, che sarebbero gli sport invernali, no? Lo sci, sono quelli in cui soffriamo. E invece tutte le cose nelle quali in questo momento si fanno grandi cose, nessuna è tradizionale. Si vuol far risalire le gare alla montagna, il trail piuttosto che lo skyrunner, che con la montagna hanno solo il rapporto di fare più rapidamente una cosa difficile, ma introducono l'elemento del tempo. La tradizione non era in montagna, non era quella, era il difficile e non il veloce ma facile, no? Si tende a dare una patente di grande difficoltà a cose che praticamente tutti possono fare, dopodiché 5 saranno quelli di livello internazionale, e difatti sono i primi 5, e gli altri vivono di riflesso, convinti di aver fatto, no? Sono i 20.000 della maratona di New York o i 50.000, no? In realtà ci ricordiamo dei primi 10, 20. E gli altri hanno fatto la maratona, hanno fatto 42 km e 195 metri. Ma non è che hanno fatto la cosa più dura del mondo, la cosa più dura del mondo l'hanno fatta i primi. E gli altri hanno fatto una passeggiata di 42 km e 195. Non bisogna dirlo, perché non bisogna offendere nessuno. Oggi è più facile di quando lo facevo io, di quando l'ha fatto mio padre, perché abbiamo questa bellissima struttura, pala indoor di Aosta, che ai miei tempi non esisteva, e quindi ancora a maggior ragione non esisteva ai tempi di papà. E quindi hanno proprio la possibilità di allenarsi, di divertirsi soprattutto, e allenarsi. Noi dovevamo approfittare di una palestrina di basket piccolina e basta, e poi c'era fuori l'inverno, capisci bene che non era proprio il massimo. Quindi si usciva, si facevano salite, cross, corsa, un po' di lavoretti leggeri. Oggi c'è l'opportunità di lavorare, quindi è più facile oggi, si può fare, e questo aiuterà molto. Dipende sempre dalla volontà poi dei ragazzi di impegnarsi, da saperli motivare, ma anche da parte loro è molto importante la spinta che devono avere dentro. Si può fare molto, secondo me c'è la possibilità qua in valle di tirar fuori ancora dei bei talenti, e per lanciarsi, per partire, è sufficiente per capire se uno poi vuole, può, e diciamo, ha il sogno di arrivare lontano, a un'Olimpiade. Ecco. Ma la risposta potrebbe stare in una massima che si fa risalire ai gesuiti, che è valida non solo per la felicità: poco se mi valuto, molto se mi confronto. Sono ragionevolmente felice
e sono tante cose che vorrei aver fatto e fare ancora che non farò, per cui insomma ho una bella famiglia a cui voglio bene e che mi vuol bene, una moglie a cui voglio bene e che mi vuol bene, e quindi il giudizio devono darlo gli altri, non posso darlo io, insomma. Io direi di sì. I problemi della vita sono molto diversi. Cioè, abbiamo tutti le nostre difficoltà, ma penso, io mi ritengo una persona felice, sì. Doran e Eddie Ottoz, tecnici allenatori con ancora tanto da dare all'atletica leggera italiana. Noi abbiamo ancora tanto da dare a generazioni a confronto. State con noi!